Intanto grazie di essere venuti e grazie a Giancarlo Consonni e a Stefano Pasquini e Paola Berzelli del Teatro dell'Ariete che ho intrappolato in questa situazione. Allora, vi spiego brevemente il senso di quello che stiamo facendo. Con A Teatro e con Mimma Gallina noi abbiamo un progetto che si chiama Le Buone Pratiche del Teatro, che si è concentrato, nato nel 2004, e si è concentrato soprattutto sugli aspetti politici, economici, organizzativi del teatro, lasciando un po' da parte l'aspetto estetico. Quest'anno abbiamo pensato di andare un pochino a interrogarci su che senso può avere continuare a fare teatro nel 2020 quando ci sono degli strumenti molto comodi che ci permettono di parlare con tutti, da tutte le parti, eccetera, eccetera. L'idea che ci è venuta è cerchiamo di trovare delle persone che non si occupano di teatro o non si occupano sostanzialmente di mestiere, di professione di teatro, che fanno dell'altro, qualcuno che fa teatro e vediamo di fargli chiacchierare e che cosa viene da questa chiacchiera. Abbiamo fatto un primo incontro con la Carlotta Sami, che è il portavoce UNHCR per l'Europa del Sud a Genova, con le persone che fanno questo festival che si chiama per l'appunto SUC, che lavora sull'integrazione, quindi migranti e teatro. Abbiamo fatto un incontro psicoanalisi e teatro, abbiamo fatto un incontro scienze e teatro settimana scorsa a Padova con Telmo Pievani e Marco Paolini, e ne avremo degli altri e trovate lì tutta quanta la programmazione. Perché ci sono Giancarlo Consonni e il Teatro dell'Ariete? Giancarlo Consonni è un architetto e tantissime altre cose, ma al teatro un po' ci ha pensato, per cui mi sembrava interessante ragionare con lui. Ci siamo incontrati in pubblico qualche anno fa su un progetto sui nuovi spazi culturali dove lui è intervenuto. Il Teatro dell'Ariete, loro sono famosi perché fanno quella cosa che si chiama teatro da mangiare, poi fanno anche tantissime altre cose, ma a un certo punto a casa loro, sulle colline sopra Bologna, hanno pensato di costruirsi un teatro. Quando gli ho raccontato di questo progetto, l'idea di poter usufruire di una consulenza gratuita da parte di un grande architetto è per questo che io sono riuscito a intrappolarli. Allora, la prima cosa che chiedo è, Giancarlo Consonni, che rapporto hai con il teatro? Vai a teatro? Che tipo di teatro ti piace? Che tipo di teatro vai a vedere? È una domanda che temevo, perché non sono preparato, nel senso che sono lo spettatore peggiore che potevi incontrare. Il mio rapporto col teatro risale all'età di 5 anni, quando mi fecero recitare nella notte di Natale una poesia davanti a una folla immensa in una chiesa che mi sembrava enorme, e mi è parso che la gente si sollevasse sulle nuvole dei fumi dell'incenso. Poi ho fatto del teatro amatoriale, segnato per sempre da questo fatto, e poi il teatro me lo sono ritrovato all'università, perché facendo architettura Ernesto Nathan Rogers e Guido Canella avevano dato come tema quell'anno il teatro. E ci hanno sparpagliato nella città, addirittura ci hanno chiesto di inventare un'azione teatrale, e io inventai una parodia del movimento studentesco. Eravamo nel 65, quindi non era ancora avvenuto. Cioè tu già facevi la parodia prima che nascesse. Esatto, dove il movimento studentesco era interpretato come una... Si camminava. Con una roba, con insomma, una parodia di questa roba, e però l'incontro col teatro è stato a tutto campo, nel senso che eravamo sguinzagliati a cercare il teatro nei luoghi canonici, ma anche dove c'era del teatro
diciamo, non ufficiale, non famoso, no? Per cui andavamo nelle cantine, negli spazi, non so, Calvairate, uno dei quartieri oggi problematici, lì c'era Sparto Coveglia che faceva dei montaggi teatrali alla maniera di Brecht e invitava noi a recitare lì dentro e così via. Poi anche la didattica si avvaleva del montaggio didattico. Posso fermarmi un secondo? Sì. Perché hai parlato di Canella, sì. E Canella è autore di un libro fondamentale che si chiama Sui teatri di Milano. Esatto, è nato in quell'ambiente lì, è pubblicato nel 66. E diciamo che si è avvalso anche del nostro lavoro, ma il lavoro è tutto suo ovviamente, però è nato in quel clima lì, no? E la sensazione che io ho avuto era che c'era una nell'aria il teatro, cioè che negli anni 60 il rapporto tra la città e il teatro fosse qualcosa di osmotico e di molto capillare. Poi ci sono due eventi che mi hanno segnato profondamente. Uno è stata una performance di Richard Sislak, l'attore di Grotowski, del Principe Costante, al piccolo, in uno spazietto informe, non era uno spettacolo, era una performance improvvisata che mi ha impressionato tantissimo e che mi è rimasta nel profondo, che ho capito dopo molti anni. E poi lo spettacolo del Living fatto dentro alle aule dove noi studiavamo il teatro, con anche lì molto, diciamo, un'impressione fortissima. Ecco, e questi sono, come dire, gli aspetti seminali per quanto mi riguarda, cioè sono stato ingravidato dal teatro in questa cosa qua e tutto il resto della vita l'ho passato a pensare cosa fosse questa esperienza. Che cos'era successo? E cos'era, cioè sia il teatro nei luoghi canonici, sia il teatro che, diciamo, in qualche modo attribuiva senso ai luoghi attraverso l'azione teatrale, no? Anche nel luogo qualunque, come poteva l'azione teatrale risignificare il luogo, dargli una, no? Che è una questione grossissima per quanto riguarda l'architettura, cioè noi pensiamo che l'architettura sia onnipotente, in realtà l'uomo può essere per fortuna più forte dell'architettura, se no oggi non sopravviverebbe nel paesaggio che avanza, e magari ritrovare, far crescere, diciamo, l'umano dove l'umano è scacciato. Ecco, da lì era nata una riflessione sugli spazi del teatro, e che sfocia in un seminario che si chiama Teatro a Corpo Architettura, di cui gli atti sono pubblicati dalla Terza, che grazie all'interessamento di alcuni amici, Raffaello Baldini, Giovanni Raboni, insomma, mi mette in contatto con Franco Quadri, e Ronconi e altri, e riusciamo a fare questo incontro che vede presente anche Guido Canella, che per me era, come dire, l'appuntamento di ciò che avevo nel frattempo maturato su questa questione. Perché tu hai messo insieme diversi elementi. Uno è la scoperta della teatralità diffusa nella città e la scoperta del fatto che il teatro può reinventare e ridefinire la natura dei luoghi. Poi due esperienze molto forti di teatro del corpo, poi, certo. Sostanzialmente. Come arriva alla fine una riflessione sullo spazio teatrale a partire da esperienze di questo genere che porterebbero da tutt'altra parte? Beh, il tema non è il teatro in sé, ma è il teatro della città. E allora l'indagine parte al rovescio, cioè parte dai luoghi per capire perché i luoghi sono stati concepiti in un certo modo, no? E allora
Per esempio, una cosa che è ovvia, ma insomma a me non ci sono voluti decenni perché ci arrivassi, è la differenza tra il teatro greco e il teatro romano. Il teatro greco è una mano appoggiata su una collina, quasi un gesto votivo, che consente di avere contemporaneamente una scena urbana ma anche una scena cosmica, uno sguardo doppio, che credo sia una chiave decisiva per me, insomma, per quello che io penso della poesia, eccetera. E l'altro invece il teatro romano, che sceglie una scena urbana come luogo specifico, cioè un luogo chiuso dentro nella città, no? Quindi una scena urbana nel suo essere racchiusa, ma questo è a sua volta un laboratorio, no? Se pensiamo alla interpretazione che dà Palladio della scena France, del teatro romano, che cos'è se non la città? Cioè è la città chiamata nel teatro, no? Ecco, allora lì a me è parso che sia avvenuto qualcosa nel lungo silenzio che ha avuto il teatro dopo la romanità, per riconquistare un luogo teatrale di nuovo specifico, no? Cioè il teatro medievale si svolgeva nelle cattedrali e si svolgeva risemantizzando i luoghi della cattedrale, facendolo coincidere con aspetti della storia di Cristo, no? Cioè, tutti quanti abbiamo avuto le vie crucis dentro, ma lì erano delle rappresentazioni che di nuovo davano un senso allo specifico luogo, no? Ma poi alla fine ritorna il teatro. E come ritorna? Ritorna, pensiamo al coral spagnolo, da cui germina un'idea di piazza. Cioè, se noi andiamo alla piazza di Salamanca, noi vediamo che quello è un teatro in pietra che nobilita l'esperienza del teatro, del grande teatro del 600 spagnolo, rifondendo di nuovo teatro e città, no? Ma anche il teatro a palchi, che in qualche modo, no, nasce, credo a Bologna o qualcosa, se non ricordo male, a sua volta è una scena di piazza, cioè dove alla finestra ci si affaccia, no? Dentro a una coralità, no? Quindi che cosa diventa il luogo fisico? Diventa lo specchio e la celebrazione della città. E qui c'è una specificità della città cristiana. No? Cioè, sembra strano, ma è così. Sembra così. Se pensiamo alla via porticata romana, no? Milano aveva una via porticata di 600 metri che andava sul corso di Porta Romana, si estendeva, no? Era una via specializzata, erano dei portici commerciali, chiamiamoli così. Beh, la città cristiana cosa fa? Pensiamo a Bologna. Prende quell'elemento lì e lo incastra nelle case. E questo dà luogo a un'idea di ospitalità che non c'era nell'antico, e anche a un'idea di estroversione dell'abitare verso lo spazio pubblico, che nobilita lo spazio pubblico. Cioè, adesso voglio dire, ci sono dei meriti della città antica che noi ammiriamo, eccetera, ma sicuramente la rivoluzione cristiana porta a una rivoluzione nel modo di intendere l'edificio come un individuo che ha una facies, che ha un aspetto fisico, un carattere che evoca l'umano, e nel suo atteggiarsi e nel suo disporsi
dà luogo a una idea di coralità che è fondativa, secondo me, della civiltà europea. Ecco, allora il teatro e l'Europa sono intimamente legati, e l'idea di città è fondamentale, perché questo viene rinnovata. Se pensiamo al passage a cui Benjamin dedicò il famoso libro incompiuto, il passage parigino, che poi trova delle declinazioni interessanti anche in Spagna, ma anche a Milano, la galleria Vittorio Emanuele. Beh, che cos'è questo luogo se non un teatro dove viene musealizzata la strada e il rapporto, diciamo, sublimato l'idea di convivialità come celebrazione dell'hic manebimus optime, qui staremo magnificamente. E la rivoluzione borghese, in qualche modo, nella prima fase, si incarica di produrre questa idea di città a cui noi siamo ancora legati ora, no? Perché la borghesia ha avuto molti difetti, ma sicuramente nel momento in cui doveva accreditare la propria egemonia ha dovuto dare le carte in un modo nuovo nel gioco, no? Per cui abbiamo la scena della folla ammessa, no? Per cui non è possibile immaginare il teatro ottocentesco e i suoi sviluppi senza quest'idea di convivialità, di frequentazione, eccetera. Ecco, allora è questo impasto, no? Ed è l'impasto che stiamo perdendo, perché se guardate la nuova scena di Milano, così celebrata sui media, beh, questa è una scena antiteatrale, nel senso che gli individui, gli attori, sono maldestri, sono inurbani, sono incapaci di convivenza, esibiscono un narcisismo spietato, che ammette un teatro che è quello dei media, eccetera, eccetera, che è un teatro fasullo, cioè non è più il teatro dei corpi, non è più un teatro della mediazione, che è parte integrante dell'idea di democrazia. Cioè senza quest'idea di città, della condivisione, non avremmo l'idea di democrazia a cui siamo attaccati, no? E che è un'invenzione, dove, ripeto, il teatro è stato un lievito decisivo. Ragazzi, mi dica. Grazie per i ragazzi. Il professor Consonni ci ha raccontato il rapporto intimo, profondissimo del teatro con la città. Voi a un certo punto ve ne siete andati via dalla città e vi siete reinventati un teatro in uno spazio non urbano. L'altro aspetto interessante, e che cerco di rimbalzarvi, è che al centro della riflessione era il rapporto tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, sostanzialmente, cioè tra quello che era l'interno e l'esterno, e sulla mediazione tra questi due aspetti. E voi fate un teatro in cui raccontate molto, in maniera pubblicamente, quello che è la vostra vita, la vostra intimità, la vostra storia, e avete portato il teatro sostanzialmente nelle case, cioè quella che ricreate voi è in qualche misura un'intimità domestica. Allora, che cosa cambia nel modo che avete voi di fare teatro rispetto a quell'idea di teatro della città che ha raccontato il professor Consonni? Vado io? Potremmo dire tantissime cose. Allora, la prima è che io credo che di fianco alla parola teatro mi viene da pronunciare la parola uomo. La parola città è, sì, una parola interessante che ha tante declinazioni e una sua complessità, e degli elementi positivi e negativi, proprio per, anche in quanto città-stato, no? Tutti gli elementi che concernono il potere, un certo tipo di gestione del potere, di relazione tra i cittadini. E nello stesso tempo città è anche polis, quindi, no?
eccetera, tutto quello, come dici, su cui si fonda la democrazia. Ma prima di tutto, per me, il teatro sta di fianco all'uomo. Allora, molte delle relazioni tra la scena contemporanea e l'architettura teatrale con cui in Italia ci troviamo a dover operare sono relazioni conflittuali. Cioè, il passato e una serie di restauratori architetture del passato ci hanno consegnato delle strutture inutilizzabili per un teatro umano, come lo intendiamo oggi, almeno noi che operiamo, umano e democratico pure, perché questa idea della mano accogliente per me è scomparsa dalle architetture che noi frequentiamo in Italia. E questo rappresenta un grosso problema. Un grosso problema per la città e per chi il teatro lo produce e lo fa. Teatri sono, per esempio, luoghi chiusi in Italia, luoghi chiusi dove non si vede cosa c'è dentro, che stanno chiusi la maggior parte del loro tempo, che alla fine dello spettacolo scacciano gli spettatori altrove, quindi si sono pian piano configurati come spazi, anche architettonicamente, come luoghi di visione di un oggetto estetico, quindi perdendo tutta quella che è l'idea di democrazia, di abitare la città, di luoghi abitati, come la città dovrebbe essere abitata, abitata democraticamente. Noi, là, quando siamo andati, Paola non ha mai vissuto in città, io vivevo in città, comunque quando siamo andati a Castello di Serravalle ci siamo trovati, siamo andati anche abbandonando il teatro, per un po' di tempo non l'abbiamo fatto il teatro. Ma quando abbiamo sentito di nuovo la necessità di fare teatro, abbiamo pensato che fosse una necessità che si appoggiava sulle spalle dei cittadini. Cioè, noi eravamo cittadini, desideravamo il teatro. Il teatro per noi era un luogo dove la vita germogliava indipendentemente dalla nostra presenza e non c'erano nel nostro territorio luoghi di questo tipo. Le meravigliose sale polivalenti che avevano sostituito le case del popolo ristrutturandole erano luoghi di morte, luoghi inutilizzabili, per cui ci è sembrato che la vita scorresse nelle case, nei campi, negli ospedali, nei forni dei panettieri, negli studi dei dentisti, in quelli che con noi dicevano abbiamo voglia di teatro. Per cui ci siamo trovati a non soltanto a farlo il teatro direttamente, ma anche ad accoglierlo, a organizzarlo con la complicità dei cittadini. Per me i cittadini sono la città. Per questo torno a teatro uomo. La città non è un insieme di strutture architettoniche, la città è un insieme di persone che si racconta attraverso le strutture che costruisce. Quindi i cittadini, in qualche modo, con noi, hanno costruito la trasformazione di uno spazio privato in spazio pubblico. Perché il teatro nelle case che noi abbiamo portato avanti è sempre stato fatto non come spesso succede, non come luogo dove si incontrano gli amici. Cioè dici, a casa mia invito i miei 10 amici, 20 amici e facciamo il teatro. È sempre stato una programmazione aperta, diffusa, per cui la casa che ospitava lo spettacolo apriva le sue porte agli sconosciuti che avevano telefonato, avevano prenotato a noi organizzatori, avevamo dato un appuntamento in piazza, li avevamo condotti alla casa. Quindi primo gesto, trasformazione dello spazio pubblico, privato in spazio pubblico, e secondo gesto, trasformazione dell'oggetto da osservare, cioè di chi fa il teatro, in
azione da condividere, cioè corpi con corpi. Secondo me, quello che abbiamo imparato in questa azione, nata poi dalla necessità, non è che ci abbiamo teorizzato più di tanto, se non che la prima risposta che ebbero Judith Malin e Julian Beck quando chiesero ma che noi vogliamo fare il teatro così, e questo, non mi ricordo più chi, gli disse beh, se volete essere liberi così fate il teatro a casa vostra. E infatti quello fecero. E quello fecero, no? Quindi no, noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo seguito soltanto questa, con questo desiderio di trasformare lo spazio privato in pubblico. Con le amministrazioni ci furono dei grossi problemi, soprattutto con i partiti della sinistra, perché c'era magari la Fondazione Comunista che non riusciva, dice ma voi utilizzate, voi fate una cosa privata, e io dicevo noi non facciamo una cosa privata, facciamo esattamente il contrario, usiamo la corrente, l'elettricità, il riscaldamento di uno che non ci tocca neanche pagarlo a noi, adesso parte questo scherzo, trasformiamo il privato in pubblico. Forse che era la stessa cosa che facevamo anche nei nostri spettacoli, mettendo, come si diceva una volta, in piazza, raccontando delle storie di vita, di esperienza autobiografica, cucinando. Quindi la scoperta più importante è stata quella di un livello democratico, anche dal punto di vista architettonico, di questo teatro che si svolgeva in stretto contatto e su lunga durata di un luogo di vita, dove l'oggetto estetico veniva sottratto perché succedeva qualcosa che non finiva mai con la fine dello spettacolo, ma innescava una relazione di un popolo, di una cittadinanza piccola che stava in una casa domestica ma che non si conosceva, e anche di una relazione con l'artista. Una delle prove, delle cose anche più interessanti, è stato per esempio sperimentare come naturalmente dovevamo invitare artisti che potessero collocarsi dentro una casa, no? Non certo qualcosa che l'avrebbe snaturata, ma ci siamo accorti come chi ha avuto la fortuna di, per esempio, essere lì, partecipare a spettacoli di quello che viene definito il teatro di narrazione, perché mi è venuto in mente perché vedevo il manifesto di Baliani, il Focus Baliani, così. Baliani è stato ospite del nostro Teatro nelle Case, Baliani, Laura Curino, Scani Celestini, Davide Enia, chi ha avuto la fortuna di vederli nelle case, certo può andarli a vedere anche in teatro, ma capisce qual è il significato profondo della, per me, della relazione tra uno spazio e quello che succede dentro, e il teatro, e un corpo, o più corpi, che si muovono in una direzione l'uno verso l'altro. Noi facciamo quel teatro lì, non c'è più il palcoscenico, non c'è più la platea, anche se noi adesso, per esempio, in una casa ci stiamo magari un po' stretti perché usiamo... Dopo è successo qualcosa, una cosa piccola. Esatto. Cioè è successo che, pur mantenendo questa essenza del rapporto, a un certo punto nel 2000 abbiamo iniziato a lavorare a una struttura del tavolo, a questa struttura di un grande tavolo, di 7 metri per 2, che è una misura che in una casa è complicata. Ed è il motivo per cui, uno dei motivi per cui ci siamo costruiti uno spazio, che è la... Noi per un bel po' di anni abbiamo lavorato, come diceva Stefano, in questi spazi, diciamo, non teatrali, anche perché lì non ce n'erano, o molto spesso in case. Poi a un certo punto, quando la nostra, diciamo, i nostri spettacoli hanno iniziato a strutturarsi per la nostra ricerca attorno a questi grandi tavoli, la casa era un problema. E quindi nei campi, nei nostri campi, abbiamo avuto la possibilità, attraverso il discorso agricolo, abbiamo costruito materialmente questo spazio che adesso lo chiamiamo un teatro in mezzo ai campi. È uno spazio di... La sala è 12 metri per 8, quindi è piccolo, e nello stesso tempo è giusto per questo, per il lavoro che noi facciamo. Ed è particolare perché questo scarto di dimensioni è anche uno scarto rispetto al lavoro, nel senso che quella misura ci permette un discorso di piccola comunità. Cioè la casa è comunque un rapporto molto intimo, molto... tra un numero piccolo di spettatori, che è un rapporto individuale. Questa misura permette un rapporto di piccola comunità,
di 30-40 spettatori, anche 50, sempre con una piccola gradinata. E questo è interessante perché è come lo spazio si rapporta alla pratica artistica che tu fai e viceversa. E costruendo quel teatro, però, facendolo noi e con pochi soldi, pochissimi soldi, però abbiamo cercato di mantenere questa essenza della casa, per cui quello spazio ha le finestre come una casa, che possono essere chiuse, ma che ci permettono anche di ricreare quell'atmosfera che è quell'atmosfera domestica della casa, pur ampliando il numero di spettatori. E quindi abbiamo e questo luogo che ho letto un po' questi atti di questo seminario molto bello che ci ha inviato Oliviero, e c'è una parola bellissima che tu usi all'inizio, questa del respiro, che è molto bella perché il nostro luogo, che è, chiamiamolo spazio, chiamiamo teatro piccolo, respira di questa atmosfera, perché è esattamente in mezzo dei campi. E io me lo immagino, è una forma molto poetica, ma me lo immagino veramente che di notte ci stanno attorno tutti questi animali, ci sono davvero tutti questi animali selvatici che lo nutrono un po' di questo respiro, come lo chiami tu, che è un termine molto bello per dire quello che uno spazio comunica, ed è così impalpabile, così non descrivibile, ma è quello che tutti gli attori provano quando entrano in uno spazio. Cioè, per me il problema che hanno tutti gli attori quando entrano, dico, oddio, adesso lo devo fare qua. E cambia, ed è tutto sempre così diverso, è come se tutte le volte tu lo devi riprovare ogni volta. Perché quando entri in uno spazio, quello che tu fai cambia, ma non solo per le misure, non solo per quello che c'è, ma proprio per come quello spazio respira. E la prima replica che tu fai è sempre una cosa stravolgente per me, anche di uno spettacolo che tu fai da mille volte, quando vai in uno spazio nuovo che non conosci, è come se tutto cambiasse, in bene o in male, a volte in bene, a volte molto in bene, ma a volte anche in peggio, e poi ti abitui, se hai possibilità di rifare lo spettacolo il giorno dopo. A differenza dei teatri di cui ci raccontava Giancarlo Consonni, che sono inseriti nel tessuto urbano sostanzialmente, il vostro invece ha intorno a sé, dicevi prima, lo sottolineavi, la natura. Che rapporto c'è tra quello che succede dentro e quello che succede fuori, alle Ariette? È difficile questa domanda. Quello che posso dire io è che c'è un rapporto molto stretto, perché arrivare al nostro teatro significa attraversare lo spazio esterno. In più noi abbiamo questa regola dovuta dalla necessità anche che non si parcheggia attorno a questo nostro teatro in mezzo ai nostri campi, perché non c'è posto per parcheggiare. Quindi tutti quelli che arrivano devono parcheggiare giù dove c'è la casa, dove c'è la nostra sede, la casa del nostro podere, e quindi parcheggiano lì e devono fare 300-400 metri a piedi, che c'è anche una bella salita, e che sia giorno o che sia notte, attraversare uno spazio con un ritmo umano, perché camminare è l'unico ritmo tempo umano che noi... Io quando ho la fortuna o mi metto in testa che voglio fare una cosa camminando, mi accorgo che è come se vivessi in una dimensione parallela. Quindi l'arrivo in questo luogo, sia che facciamo spettacolo noi o che abbiamo invitato qualcun altro, è sempre un arrivo particolare, intanto con un po' di fiatone, perché davvero l'ultimo pezzo è uno strappettino un po', cioè non facciamo attraversare il fango perché c'è una strada, quindi uno può andare per il catrame, non si sporca le scarpe, però arriva su col fiatone e arriva su con un altro tempo. Quindi per me quella è la relazione fondamentale, al di là del fatto che noi spesso parliamo o portiamo nelle nostre mani, nei nostri corpi, i segni di quello che ci sta attorno, che si sente. Qualcuno, per esempio François Kahn,
che è uno degli amici che ha tanto lavorato nelle case, che faceva parte del gruppo, assieme anche a Stefano Garcia, altri amici del gruppo che ha lavorato tanto con Jerzy Grotowski. L'avventura. E lui, per esempio, quando è venuto a fare lo spettacolo lì, l'ha proprio detto con le parole, dice, ma qui c'è una qualità del silenzio che non la... Per quanto le architetture siano chiuse, cioè il livello di decibel esterno, poi se passa un trattore lo senti, canta un uccellino lo senti, ma quel rumore di fondo che noi adesso qui diremmo non c'è, se lo misuriamo invece quando sei là hai un'altra... E sono quegli elementi, diciamo, io li definirei involontari, incoscienti, cioè che lo spettatore non mette neanche in conto, magari tira due accidenti perché si era messo i tacchi troppo alti o aveva le scarpe troppo strette per venire su, ma in realtà quello che gli resta è questa cosa, del rapporto tra il dentro e il fuori. Quindi c'è un elemento che secondo me ha citato bellissimo, dice cioè, non c'è solo quello, ma c'è anche il cielo, no? C'è anche il sopra. Nel teatro questa relazione tra l'umano sociale e l'umano naturale è uno degli elementi cardine del sentimento tragico di qualsiasi teatro che si voglia chiamare tale, no? Quindi in qualche modo noi abbiamo la fortuna di averlo di fianco e inconscio, questo entrare nel teatro attraverso e portandosi dietro un pezzo di quella naturalità, di quell'animalità che non sappiamo, che ci dimentichiamo di avere, magari che è più difficile come elemento da portarsi dentro se sei, esci da una stazione di metro ed entri in un altro edificio chiuso. Racconti, Paola, al professor Consonni quello che avete fatto a Sant'Arcangelo. Sì. A Sant'Arcangelo nel 2004 abbiamo, cerco di essere sintetica, abbiamo costruito una scenografia vegetale coltivando un appezzamento di terreno di 6.000 metri quadrati, quindi abbastanza. E da gennaio a luglio, che era il festival, quando abbiamo debuttato con lo spettacolo, abbiamo coltivato questo appezzamento per costruire appunto una scenografia di questo spettacolo che si chiamava L'estate punto fine e che è una sorta di funerale, un funerale che attraversava una serie di coltivazioni e terminava in una, diciamo, in una parte centrale dove avveniva il rito. Che era una parte, sorta, una sorta di messa. E di chiesa, anche avevano costruito, c'era un altare, c'era un tavolo, c'erano tutti questi elementi. Esatto. E tutta la scenografia erano ortaggi, erano tanti appezzamenti, si entrava e la prima parte, tutta la parte, diciamo, esterna era mais. E quindi molto alto. Quindi chiudeva quello. Non vedeva nulla internamente e doveva attraversare questo mais. Avevamo fatto una porta di legno, esatto, che dava sul mais, quindi su una cosa chiusa. Però in realtà se andavi dentro da quella porta potevi infilarti nel mais, attraversare, attraversato il mais sbucavi. Esatto, buttavi in un altro viale fatto di tanti, sai, gli appezzamenti degli orti degli anziani che fanno tanti pezzettini che sembrano tante tombe, insomma, che sono tante tombe. Poi si arrivava a un punto invece di coltivazioni più rigogliose perché c'erano zucchine, meloni, zucche che facevano un mare, che facevano un bellissimo tappeto verde perché era proprio la stagione. Poi c'era un altro viale di zucchine, fagiolini, proprio rigogliosi. Poi ci arrivava il campo di patate e poi c'era Stefano che scavava una buca perché era collegato e c'era molto questo discorso della vita-morte, ovviamente legato alla natura, legato anche a un lutto personale. C'era Stefano che scavava questa fossa. Ed era particolare perché lui, lo spettacolo ha fatto 7 repliche, 10 repliche, scusa,
e lui continuava sempre a scavare. Sì, l'ultima replica l'ho trovato, già le ultime repliche c'era l'acqua. Ti sei buttato dentro. No? C'era l'acqua e Pasqui non si vedeva più. Io alla fine in realtà... Non era la tua tomba. In un certo senso mi stavo scavando la fossa, perché io scavavo, c'era questa sedia a rotelle che era ferma lì e a un certo punto mollavo la vanga, salivo su questa sedia a rotelle e andavo verso Paola, che appunto mi dà questo yogurt, e poi praticamente io lì avevo finito. E dopo c'era questa, e alla fine del rito, che era lo spettacolo in cui si svolgeva questo rito, con una serie di azioni, noi davamo da mangiare il cibo, cioè quelle cose coltivate, accompagnate dalla piadina, perché eravamo in Romagna. Piadina e verdura. Piadina romagnola. C'era anche il braciere che facevamo le salsicce. Come fanno i romagnoli. Sì, in effetti Paola l'ha chiamata scenografia. In realtà io penso che noi abbiamo coltivato lo spettacolo. Cioè, che anche spettacolo non è il termine giusto per questa cosa. Beh, adesso vi voglio deludere, perché tutto quello che avete raccontato io l'ho vissuto i 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni. No? Per cui dei lavori campestri, che poi nella Brianza erano frumento e grano turco. Cosa succedeva? Che ai bambini venivano affidati dei ruoli complementari, però man mano che avanzavano i lavori si creavano delle scene, diciamo, accoglienti di tipo teatrale, per cui siccome il grano si tagliava ancora con le mani, no? E così poi il grano turco, che aveva questi suoi colonnati, no? E si formavano delle architetture. E mi permetto di recitarvi una breve poesia. Caval de mergash en triquet en trash, per ogni nemis un culpe un suris, ma sul teatro finil diavoleri, malincunia dunsa e malinconia trista se batte un sussero. Cavallo mergasce è lo stelo del grano turco, traducibile, mergazzo, entrighet entrasce, per ogni, cioè, si giocava con ai bambini veniva costruito un giocattolo fatto con uno stelo di grano turco, dove spuntavano due orecchie di cavallo e la radice di questo stelo era la coda. La coda. Si metteva a cavallo di questo oggetto e i bambini combattevano tra di loro mentre gli altri lavoravano. No? Però finì il diavoleri, finito questo casino, sul teatro, malinconia dolce e malinconia triste si battono sul serio. Cioè il senso profondo dell'azione è quello che lievita dopo lo spettacolo, e per me è questo combattimento tra le due malinconie. No, però quella cosa che voi avete fatto io l'ho vissuta per tre quarti, non c'era la tomba perché il cimitero era un poco più lì, però potrei raccontarvi dei racconti del Becchino che erano particolarmente sagaci e interessanti. Perché c'è l'Amleto, quindi ci siamo. Il racconto che hanno fatto adesso Stefano e Paola mi porta a riflettere su un paradosso, ed è questo: il teatro è una cosa che finisce appena la fai, l'architettura è una cosa che dura potenzialmente in eterno, e i teatri sono tra alcuni tra gli edifici più antichi che ci sono rimasti. Come vive un architetto questo paradosso tra un'esperienza che si brucia nel momento in cui avviene e il desiderio di avere qualcosa che dura in eterno? No, intanto è stato detto molto bene da Paola che diciamo questo precipitare dell'attore nel rapporto con la scena, per cui la scena è il luogo che tu devi combattere, con cui devi combattere, cioè tu devi capire come tu possa essere accolto, sicché questo diventi
quella che Schechner chiama la cavità teatrale, no? Perché quest'idea della cavità teatrale è la ricostruzione di un grembo dove appunto alla fine si ridefinisce un rapporto che non è esclusivo tra attore e pubblico, perché appunto Grotowski nel ricordo di Sislak dice il rapporto tra l'attore e il pubblico può essere puttanesco, cioè nel senso che la captatio benevolenza del pubblico non è lo scopo del teatro, ma è il coinvolgere se stessi e il pubblico in qualcosa che sta fuori da lì, no? Quindi intanto c'è questo mistero, sicché loro che cosa hanno fatto? Di fatto hanno messo in piedi un cammino che ha portato alla reinvenzione dello spazio teatrale, no? Cioè che è un cammino che chissà quante volte è stato intrapreso, no? Prima di arrivare allo spazio di pietra, il teatro è stato un teatro di improvvisazione, no? Si parla dello sviluppo attorno all'aia, cioè allo spazio aperto ma conviviale dove si facevano maturare le sementi, il grano turco, il frumento, l'orzo, il farro, eccetera, e poi quella specie di elemento va a finire nel teatro greco incorporato come orchestra. Cioè, pensate che cosa, cioè uno spazio rurale che è un luogo della convivialità, diciamo dell'invenzione della convivialità, che però viene musealizzato dentro, no? Quindi nelle trasposizioni che l'architettura fa c'è sempre un'operazione di musealizzazione, ma che è tentativo di custodire un segreto, di custodire l'anima di questo elemento germinativo. E quindi io non ho questa visione così tragica del luogo deputato, diciamo, certo, poi ci sono tutti i difetti dell'istituzionalizzazione, dell'ossificazione di questo procedimento, sicché se tu non lo riporti continuamente all'elemento germinativo, il teatro muore, no? Quindi diciamo che il teatro avviene grazie ai luoghi ma a dispetto dei luoghi, e quindi diciamo in questo scambio che è continuamente fluido, no? Ecco. E dopodiché è evidente che i teatri si conservano perché hanno dentro questa memoria antichissima, cioè inconsapevolmente. Però per tornare al discorso di prima, in realtà quello che è venuto meno nel progetto di città, nel progetto di luoghi, no? Era che questa teatralità capillare di cui era impastata la città, questa si sta perdendo. Cioè questo posto qui e questo luogo che tu hai ben descritto, di Nole, eccetera, è ancora un luogo che ritrova energie dinamiche, perché in fondo siamo dentro alla città compatta, alle sue contraddizioni, di un pezzo di città industriale, no? Artigiana industriale, che è stata smobilitata ma che si sa reinventare grazie anche a un modo di essere dello spazio. Cioè la città diffusa, la cosiddetta città, cioè la non città, la dispersione, questo tipo di opportunità non te le darà mai. Cioè loro l'hanno ritrovata, diciamo, in una sorta di eremo in qualche modo, no? Che è addirittura un rito iniziatico nel modo di porgersi, eccetera, che è un astrarsi dalla degenerazione che il paesaggio, a cui il paesaggio è stato sottoposto dalla immane devastazione dello sparpagliamento delle abitazioni alla ricerca di una individualità, di un rapporto tra individualità e tecnica, come se individualità, natura e tecnica fossero la chiave per risolvere il problema dell'esistenza, no? Cioè in qualche modo la fuga dalla città, perché è vero che la città è anche negativa oltre che positiva, molti aspetti negativi, però è il luogo della contraddizione dove si cresce, no? E quindi non è che si può
scappare dalla città, mentre diciamo che gli ultimi 50 anni rappresentano una fuga di cui secondo me si stanno addirittura raccogliendo i risultati oggi, cioè anche le addirittura le topografie degli orientamenti di voto nascono da cosa vuol dire l'assenza di città, cioè dove la paura vera e creata ad hoc può germinare perché non esiste la città come il luogo della condivisione. Questa è la mia opinione. Poi, in fondo, loro, se guardiamo bene, sono partiti da una cosa che Leon Battista Betti aveva già detto, e cioè che la casa è una piccola città e la città è una grande casa. Cioè se il termine casa diventa l'elemento che trapassa gli spazi, cioè il termine abitare nel suo senso profondo, allora è lì che tu ritrovi, diciamo, l'unione possibile delle cose, no? E quindi loro in fondo hanno riscoperto che la casa poteva avere uno spazio pubblico, come del resto erano le case come erano concepite, cioè ancora ora in fondo c'è un luogo dove la famiglia si ritrova, no? E quello è la piazza dell'appartamento, è la, no? E nonostante tutte le frammentazioni, le divisioni, le cose del funzionalismo, alla fine questa cosa non riesci, per fortuna, a scardinarla, perché appunto l'uomo ritorna al centro delle relazioni e lo spazio è sempre un problema di relazione, no? Quindi diciamo loro in qualche modo sono un esperimento a dimostrazione di quanto è già avvenuto nella storia, no? Cioè, siete andati ad esplorare personalmente un percorso che in fondo l'umanità ha compiuto milioni di volte. Sì. No, ma infatti io a volte alcuni spettatori dicono: ma non è che adesso per fare certe cose bisogna andare per forza in campagna, ma in effetti è vero. Cioè, nel senso che là mi sembra, cioè noi là abbiamo fatto e stiamo facendo un'esperienza che nutre anche il nostro teatro, ma la portiamo nel teatro e la portiamo nelle città, la portiamo nei teatri. Cioè, quell'esperienza che facciamo lì e che mi sembra sia un'esperienza legata alle materie prime, alla natura, a un certo modo di vivere, ma che poi, voglio dire, nutre i nostri spettacoli che vengono fatti nei teatri e che vengono fatti in situazioni, che vengono fatti nelle città. Quindi sì, io credo difatti che è proprio un percorso di coscienza, no? Sì, di prendere coscienza di certi meccanismi che magari sono istintivi. Quello che per me è importante portare come elemento di discussione è questa idea del vuoto accogliente come luogo dove può accadere il teatro, certo. Teatro proprio come incontro di corpi, e di come questa idea di vuoto accogliente sia disattesa dai teatri all'italiana, da delle architetture in Italia, cioè noi lavoriamo molto in Francia, no? E ti accorgi di come certe cose sono successe. Allora, quell'architettura è un'architettura particolare. Secondariamente, noi negli ultimi anni, ma sempre abbiamo avuto un po', visto che non siamo di estrazione, non siamo figli d'arte, veniamo da un ambiente molto popolare, quindi abbiamo sempre avuto voglia, perché anche poi Paolo Villaggio diceva, il comico fa lo spettacolo appoggiandosi su quelli che ridono, ma in realtà pensa sempre a quelli che non ridono. È un po' così, chi fa teatro in realtà fa teatro con quelli che ci vanno, ma pensa sempre a quelli che sono rimasti a casa, dice, ma perché quelli non sono venuti? E allora noi abbiamo avuto voglia sempre di incontrare un pubblico che non fosse necessariamente teatrale, di allargarlo,
di andare a confrontarci col teatro, ma per esempio sul nostro territorio negli ultimi anni, coinvolgendo anche tanti cittadini che magari sono di origini, provenienze, culture, religioni diverse, così, ci siamo accorti di come oggi quel luogo dove la città possa vivere al plurale si sia nel nostro territorio ristretto alla piazza. Cioè, noi portiamo, facciamo un lavoro, un nostro spettacolo in una piazza, facendolo magari in condizioni apparentemente disastrose, perché si sente la macchina che passa, il casino di qua, di là, di su e di giù, però lì possiamo, riusciamo a incontrare persone che non entrerebbero mai in un edificio teatrale. Questo secondo me è una scommessa, no, è una scommessa anche su come, concepire, riflettere, perché questo vuol dire dare un'immagine di noi stessi, non tanto la conservazione di antichi luoghi, ma anche la progettazione di eventuali nuovi. Cioè, come immaginare un teatro che non sia già considerato per chi fa teatro, certo, ma che sia il luogo della città. Questo è importantissimo. Quando avete deciso di costruire il deposito attrezzi o di trasformarlo in teatro, che cosa avreste chiesto a un architetto o che cosa avete chiesto dagli architetti con cui avete lavorato? Guarda, in realtà quello che è successo è che non abbiamo parlato con architetti, ma soltanto con un geometra, perché noi abbiamo presentato un progetto perché avevamo un coefficiente di edificabilità in base alla terra che avevamo, quindi noi abbiamo proposto un deposito attrezzi. Deposito attrezzi che noi abbiamo chiamato poi come sottotitolo nostro un edificio rurale per il teatro. E l'unico pensiero che abbiamo fatto era che avevamo forse bisogno di un tetto sopra questo vuoto accogliente. E quello che abbiamo forse progettato, no? Non so, è un rettangolo. Non era tondo, era rettangolare con un portico, una struttura che avrebbe potuto accogliere anche i trattori in caso di necessità, che ha accolto molto tempo anche il grano, le patate, insomma, che poi magari tiravi fuori o stavano lì come pezzo di scenografia. Quindi non abbiamo avuto questo, abbiamo avuto rapporti piuttosto, siccome ce lo siamo costruiti con le nostre mani. Suo papà era capomastro, ma si è ammalato, ha avuto un'ischemia, quindi ha dovuto fare degli interventi alle carotidi. Siamo trovati un po' semi-abbandonati in questa opera muraria. Tutti quelli che sono venuti per gettare il calcestruzzo delle fondamenta, portarci il ferro o i mattoni o queste cose qua, sono stati molto benevoli con noi, ci hanno sempre dato qualche consiglio, ma soprattutto per un motivo, perché quando loro dicevano, ma cosa fate qua, un albergo, un ristorante? E noi dicevamo, no, un teatro. E questo... Gli piaceva? No, gli scatenava, talmente, gli scatenava, come dire, un moto di solidarietà. Per cui se avevano da darti un consiglio te lo davano gratis. Ma dopo per lui ci hanno anche aiutato, perché noi non eravamo... Insomma, eravamo praticissimi, ma il mio papà non c'era. Sì, quindi... Per... Quindi, vabbè, insomma, siamo... E nel progettare questo rettangolo avete pensato a dividerlo in due parti? No, infatti l'abbiamo progettato con uno spazio unico allo stesso livello, con naturalmente la possibilità poi di utilizzarlo come si voleva. E casualmente poi ci siamo costruiti alcuni praticabili, l'abbiamo inaugurato l'8 aprile del 2000, alcuni praticabili per farne una gradinata quando era necessario. Poi in luglio del 2000, quindi dopo, abbiamo debuttato con Teatro da Mangiare a Volterra e dopo casualmente questi praticabili diventavano anche dei perfetti tavoli per fare questo spettacolo che noi facevamo attorno a un tavolo. Quindi ci sono state una serie anche di coincidenze fortunate, io penso dovute a questa idea che fosse vuoto questo luogo. E poi ha avuto comunque delle... cioè prima, essendo che noi avevamo veramente poco denaro, per cui prima è nato solo questa grande stanza con un portico, poi nel 2010 e non c'erano neanche bagni all'inizio. Bagni era la campagna. Poi a un certo punto...
abbiamo avuto un'altra di possibilità, quindi abbiamo fatto un luogo di accesso, diciamo un ingresso con la... e abbiamo chiuso il portico per farne una zona spazio tecnica, camerino. E questo forse può essere interessante da dire, che avevamo sempre, sono passati parecchi anni, questo tarlo, di farlo un po' di pensare, ma questo noi lo usiamo sempre come spazio teatrale, ma di fatto è un luogo agricolo, è un fabbricato agricolo. E eravamo sempre lì a pensare. E il nostro, mi ricordo, l'assessore sindaco di allora mi disse: ma Paola, io ci ho provato, ma non esiste nei piani regolatori un teatro in campagna, non è previsto. Cioè non esiste, non è che io ti dico sì o no, è che non è previsto. Il cambio e quindi di destinazione non ti posso dare niente per renderlo. Allora io dissi: oh, va bene, allora niente, rimarremo così. Poi a un certo punto, continuando ad informarsi, questo è molto recente, nel 2017, il nostro comune, insomma, ci siamo di nuovo informati e siamo riusciti, adesso il teatro è effettivamente un teatro a tutti gli effetti, perché i piani regolatori sono cambiati ed è, c'è una, diciamo, un articolo, una clausola per cui sono previste anche in campagna strutture per una generica attività culturale, teatrale, e quindi siamo rientrati in questa categoria e adesso il teatro è a tutti gli effetti un teatro, quindi c'ha tutte le... E noi abbiamo pensato di così di fare il cambio di destinazione d'uso. Abbiamo dovuto cedere su alcune cose. Abbiamo ceduto su alcune perché cose. Perché noi riscaldavamo a legna e naturalmente non c'era più concesso questo. E su qualche portone che abbiamo dovuto cambiare, non grandi cose per fortuna. E ti volevo dire un'ultima cosa, perché era una riflessione che alcuni ci hanno chiesto: ma perché l'avete fatto? In fondo tutti lo sapevano, al di là di una regolarità formale che comunque era importante. E io ci ho pensato molto a questo, alcuni hanno detto anche: ma non dovevate farlo, adesso vi siete un po' istituzionalizzati, siete diventati. Però in effetti ci ho pensato molto a questa riflessione e ho pensato che i cittadini attorno a noi adesso dicono: andiamo a teatro. Cioè, che è una cosa strana, però anche i nostri vicini di casa, che non erano mai venuti e sono venuti all'inaugurazione, ogni tanto passano anche se non è che vedano delle gran cose, però dicono che adesso lì c'è un teatro. E questa cosa per me è importante, perché ha dato un po' un'identità che c'era già, ma anche a quelle persone che lo vedono tutti i giorni, perché pur essendo in campagna ci sono case, persone attorno, ho sentito in loro un certo orgoglio in questa definizione di questo luogo, che è anche in tutto il nostro comune, adesso si parla di un teatro. E questo mi ha fatto piacere. Io volevo ritornare a un punto che avevi e che hanno tirato fuori loro: la misura è l'uomo. A un certo punto, nel saggio che hai citato prima, racconti come l'architetto utilizzi il teatro, cioè come l'architetto debba inventarsi, immaginarsi quello che saranno i comportamenti delle persone, cioè degli esseri umani, all'interno degli spazi. Cioè l'architetto deve conoscere l'arte dell'attore e tutto quello che è il travaglio dell'attore, se no non è un architetto, cioè deve indossare il luogo. Cioè, se pensate, il mantello in latino si chiama casula, che vuol dire piccola casa. E che cos'è la casa se non quel vuoto che ti avvolge? No? Cioè, quindi il cuore della casa è la famiglia, che attorno a cui si struttura. Quindi se tu non parti da, ripeto, dalle idee germinatrici, è quello che si è perso, cioè la città era un insieme di vuoti accoglienti che si chiamavano strade e piazze, e questi vuoti
erano nutriti da un'idea di teatralità a basso tasso di riconoscibilità, ma fortemente riconoscibili, che è quello che faceva quello spazio su misura delle relazioni, chiamiamole comunitarie. No? Ora, la parola comunità è una parola che non si può più dire nella società contemporanea. Sto tornando di moda. Ecco, perché anche la comunità si è macchiata di delitti spaventosi, no? Ricordate la lettera scarlata, cioè la comunità è il luogo anche di una violenza collettiva sull'individuo. Il problema è ritrovare la misura della comunità aperta che sia capace di sconfiggere questi elementi negativi, no? Quindi questa è l'utopia, è questa, cioè, quindi il teatro dentro a questa utopia ha un ruolo decisivo, perché ancora una volta è il luogo, oltre che di riflessione sull'umano, sul destino, sulla vicenda, della condizione umana, è anche il luogo dove, diciamo, il laboratorio primario dove il rapporto tra corpo e contesto sono continuamente alla prova, sono continuamente sperimentati, vissuti, e questa sapienza deve ritornare ad essere elemento della costruzione, mentre oggi questo si è totalmente... Però c'è stato, hai citato all'inizio giustamente della tua formazione, che penso siano cose molto condivise, due esempi di Grotowski e del Living, e hai parlato di un tempo in cui il teatro era potente dentro la società, assolutamente. Questa potenza che oggi ha completamente perso, ma in quel momento in cui il teatro aveva una grande potenza, era anche in un momento in cui la maggior parte dei suoi artefici rinnegavano l'architettura che gli era stata teatrale, che gli era stata consegnata. Quindi hanno detto, noi lì... Grotowski fa dei progetti di spazi teatrali che sono simili a quello che avete fatto voi, no? Cioè, comunque, sono della stessa pasta. Esatto, che era inventi, restringi. Adesso, per esempio, quanti, io mi viene da dire, anche mi piace essere spettatore, quanti spettacoli, io dico potenzialmente interessanti, non ti arrivano al cuore, alla testa, perché li vedi in una misura sbagliata, cioè per esempio sei in un teatro a 500 posti, ma quella cosa lì quando ci siamo in 200 è già troppo, dopo se no non vedi, non ci sei vicino, sei di traverso. È la questione della misura. La misura, a volte la disposizione stessa, quante volte ho sentito Pippo Del Bono sgridare i direttori dei teatri, dove poi torna naturalmente perché si fa, perché dice, ma con questo cacchio di teatro italiano è possibile che non vi sia mai venuto in mente uno che lo ristruttura invece che di rifare la platea, di lasciarlo così, ma di metterci una gradinata in mezzo almeno, cioè cose di questo tipo succedono, e credo che siano in qualche modo in relazione, non sono la causa, ma sono in relazione con quel posto molto meno potente, molto più secondario che il teatro ha oggi dentro la società. Non è solo perché ci sono quegli strumenti lì, e il teatro deve ritrovare un suo specifico per poter essere allo stesso livello di potenza. Sono d'accordissimo. E quindi tutto ciò che rigenera questo tema, uomo, essere umano, spazio e città, tutto ciò che è fondamentale, perché su questo c'è una ignoranza totale, cioè la politica ha dimenticato che la radice è proprio lì, cioè è nella relazione, no? E se tu non salvaguardi gli spazi di relazione, è difficile che poi tu vada a inseguire una società che, come dire, è disattenta, è disumanizzata nei suoi stessi luoghi dove risiede, no? Quindi questa disumanizzazione del mondo è il primo nemico da combattere. Io direi che
Ce la siamo raccontata abbastanza, se qualcuno ha delle domande, delle curiosità. A me viene in mente il concetto di non luogo. Mentre parlava del teatro come all'italiana, diciamo, cioè quel luogo dove transitiamo fondamentalmente, anche se è strano perché poi si va a teatro e si sta seduti. Però in realtà mi viene in mente che messo così, e non così invece, è un luogo dove si transita e basta. Non so se... Ecco, però diciamo la matrice di tutto sto ragionamento che secondo me muove il fare architettura e fare città è quest'idea ben detta del vuoto accogliente, no? Che poi un tempo era accogliente non solo tra i terreni, ma era accogliente del cielo, cioè l'idea del teatro mano aperta aveva una corrispondenza nell'idea di cosmo che era su misura di questa mano, perché diciamo nell'ingenuità dei greci l'Olimpo e insomma il luogo degli dei era un luogo molto vicino all'umano, no? Se pensiamo a cosa succede alla piazza cristiana, di cui ho detto bene per alcuni aspetti, in realtà il campanile, pensiamo al più bel campanile d'Italia che è quello di Pistoia, beh, il campanile è il luogo, è il tentativo di ricongiungere il cielo con questo vuoto accogliente, no? È ancora una volta un'idea di ancoramento. Questa idea è completamente sparita, no? Perché l'utopia contemporanea vede nella rete dei trasporti l'unica cosa che assolve alle necessità del luogo. Il luogo è quella cosa che è collegata ad altri luoghi e la rete è ciò che lo fa vivere. E questa ha scardinato tutto l'insediamento, perché le relazioni di prossimità, che erano invece la matrice del luogo, poteva portare alla costruzione di luoghi ospitali. Adesso non c'è l'ospitalità a matrice, ma c'è questa dotazione di qualità del luogo che stanno nella sua raggiungibilità. E questo produce i non luoghi, perché non ti interessa che cosa succede a due passi da te, no? Perché tu sei sulla rete, è quello che conta, tu sei dentro a un elemento, oltretutto, se pensate bene, questi grattacieli sono sigillati, sono degli elementi sigillati, tutti climatizzati, cioè tu l'idea di finestra l'hai... E c'è un'idea di luogo da cui tu vedi tutto, cioè una specie di nuovo panottico, no? Da cui vedi il mondo, che tu, se tu sei l'uomo del panottico, ma sei nella solitudine del centro del panottico, cioè sei nella solitudine, non sei nella condivisione. La condivisione è una cosa terribile, nel senso che ti porta a sentire tutto ciò che c'è di sgradevole nell'altro, ma questo è il modo con cui ti devi educare, da cui è nata la civiltà, cioè è nella condivisione che è nata. Invece noi stiamo andando nella costruzione di una non città piena di non luoghi, dove non c'è condivisione, c'è l'apparente collegamento fanatico continuo, no, compulsivo, ma non c'è la relazione. E questa è la malattia contemporanea. E quello di cui abbiamo parlato fino adesso è di fatto usare il teatro come strumento per ricostruire la condivisione. È il laboratorio di questa cosa, di questa rinascita. Il teatro è ancora importantissimo. O nello spazio della città o a casa di certo, è ovvio, tutti i punti dove germina il nuovo di questo tipo può essere anche nell'asfalto, nell'erba che nasce nell'asfalto. Però ogni tanto ci sono belle cose, io per esempio pensavo con quello che stava dicendo,
questa relazione, questo campanile. Io quando ho cominciato, ormai è tanto tempo che ho quella fortuna di andare a vedere gli spettacoli della Compagnia della Fortezza dentro il carcere di Volterra, loro fanno sempre lo in questo luogo straordinario, che è un carcere però straordinario, e in questo grande cortile di questa fortezza medicea, lo spettacolo fatto alle 3 del pomeriggio in luglio, cosa strana perché quando si pensa a teatro si pensa sempre alla luce artificiale, lì tu ritrovi questa dimensione, sì, perché passa un colombo, viene una nuvola, come dicevi tu, questa cosa proprio germina, e allora lì capisci anche che cosa può essere il teatro ancora di più, che cosa deve essere, che cosa non dobbiamo perdere assolutamente. Infatti a me ha fatto una cosa che mi ha così colpito, è che mentre il professore parlava appunto del teatro greco, mano aperta verso il cielo, voi avete parlato del vostro spazio, che io non ho visto, non ho avuto ancora la fortuna di vedere, nella natura, dicevate entrando ti porti il respiro degli animali, e poi dicevate la prima cosa che abbiamo pensato è di avere un tetto sopra, e mi è sembrata come una contraddizione in terminis. No, no, non nel senso che tutto quello senza tetto ce l'avevamo già. Ok. È lì. Noi facciamo una cosa in mezzo a un campo, abbiamo fatto cose anche molto particolari. Tutte quello era col tetto, perché ci poteva permettere di trovarci e con dei muri, anche se con le finestre, con una stufa, perché anche d'inverno potevamo aver voglia di teatro. Esatto. E, un'esigenza pratica, ma penso anche significativa, no, la casa, quel vuoto accogliente e generoso per proteggere quando c'è bisogno di proteggere, che sa aprirsi quando c'è bisogno di aprirsi. E il campanile quando lo costruite? C'è una torretta, però ci accontentiamo del tetto del mondo di questa bella collina che è dietro casa nostra. La torretta sarebbe bello, per vedere ancora più in alto. Ah, da lì vedere lontano le montagne, bellissimo. C'è un bel posto. Ok. Grazie mille. Grazie.